sul mio canale. Se invece è la prima volta che mi vedete, piacere, io sono Vanessa. Quanto tempo? Sono un po' sparita dagli schermi. Quest'estate è stata un'estate un po' particolare, un po' più vuota rispetto agli altri anni, motivo anche per il quale ho registrato meno video per il canale YouTube. Molto presto comunque registrerò un video update, pensavo di fare il solito una tazza di tè con Vanessa, così che vi possa un po' raccontare quella che è stata la mia vita nell'ultimo periodo, darvi un po' di aggiornamenti e poi riprendere con una programmazione un po' più regolare nella pubblicazione dei video. Ma il video di oggi non parlerà di me, della mia vita, delle mie cose, parlerà di un piccolo aspetto, una cosa che mi piace tanto e che voglio condividere con voi. Ho deciso di farvi questo video nel quale vi mostrerò la mia collezione, diciamo, di anelli, più che altro gli anelli che indosso regolarmente quasi tutti i giorni. Questo perché io sono una persona che cura molto i dettagli. Se mi seguite da un po' lo saprete, io di solito insieme ai miei outfit adoro abbinare degli accessori che possono essere collane, orecchini, ma senz'altro posso dire che il mio accessorio preferito da abbinare appunto ai miei outfit siano gli anelli. Mi piacciono tantissimo gli anelli, credo sia un po' legato al fatto che non ho un buon rapporto con le mie mani, a me non sono mai piaciute particolarmente le mie mani, e per me indossare degli anelli è un po' un modo di abbellirle, non lo so. È un accessorio che mi è sempre piaciuto tanto e negli ultimi anni ne ho acquistati o me ne sono stati regalati diversi che utilizzo regolarmente. Inoltre, se mi conoscete lo saprete già, ma ho anche una piccola passione per le pietre dure, i minerali, e quindi trovo che indossarli, diciamo, su degli anelli sia una cosa molto carina, mi piace tantissimo, mi piace anche studiare tutte le proprietà delle pietre ed eventualmente indossarle. Ci sono dei periodi della mia vita in cui mi sento più attratta da una pietra piuttosto che da un'altra e allora preferisco indossarne una piuttosto che un'altra. Quindi nel video di oggi vi farò vedere la mia piccola collezione di anelli, quelli a cui sono più affezionata. Dietro ognuno di solito c'è una storia, un significato, qualcosa che mi tiene legata in modo particolare per un motivo o per l'altro, e partirò dal farvi vedere questi due anelli che sto indossando in questo momento, che sono di Ana Luisa. Questo video infatti è in collaborazione con Ana Luisa, è un'azienda di New York che produce accessori, produce gioielli, collane, bracciali, orecchini, anelli appunto, e sono molto contenta di potervi far vedere i loro prodotti e farvi conoscere questa azienda, perché trovo che abbia dei valori che sono molto affini ai miei, a cui io tengo tantissimo e di cui adesso appunto vi vado a parlare velocemente. Ana Luisa, come vi ho detto, è un'azienda di New York, producono gioielli e lo fanno stando molto molto attenti alla sostenibilità, all'ecosistema. Quindi è una di quelle aziende che presta molta cura sia nel packaging ma proprio anche nel processo, diciamo, nella produzione dei prodotti, ai materiali utilizzati. Il loro obiettivo principale è quello di raggiungere proprio lo zero a livello di impatto ambientale durante la produzione dei gioielli che appunto realizzano. Una cosa che mi piace tantissimo è proprio la qualità che sta dietro a questi prodotti. Infatti vengono utilizzati i migliori metalli nobili, sono gioielli che non si ossidano, quindi non si rovinano con il tempo, e sono ipoallergenici, quindi non danno fastidio sulla pelle, visto che a volte mi viene chiesto. Quelli prodotti da Ana Luisa non danno fastidio alla pelle in nessun caso. Lo saprete perché ne parlo spesso, è uno dei temi che più mi sono cari, più mi stanno a cuore. Io cerco di avere uno stile di vita che sia il più sostenibile possibile per l'ambiente, quindi cerco sempre di ridurre l'utilizzo di plastica, di inquinare il meno possibile. Quando faccio shopping quasi sempre compro ai mercatini, ai negozi dell'usato, di seconda mano, del vintage, proprio per la questione del riciclo, che è molto importante, e di conseguenza sono davvero contenta di potervi parlare di Ana Luisa, proprio perché è un modo di fare shopping sostenibile e a questo io tengo tantissimo. Un'altra cosa importante che voglio dirvi è che i prezzi di Ana Luisa sono accessibili, nel senso che si parte da una base di $39 circa e si sale poi di prezzo ovviamente, quindi è piuttosto accessibile, nel senso che se si vuole comprare dei gioielli che siano di qualità, che abbiano zero impatto sull'ambiente, che durino nel tempo, Ana Luisa secondo me è un compromesso perfetto anche a livello di prezzo. E quindi sono stata contentissima di scoprirla io stessa, perché approfitterò sicuramente in futuro del loro sito per dare un'occhiata. Hanno veramente dei pezzi bellissimi. A me hanno chiesto di scegliere due pezzi e io ho scelto appunto due anelli, che sono quelli
che indosso oggi. Il primo anello che ho scelto è questo qui, Madison Blue si chiama, ed è in oro con la pietra sodalite. È bellissimo, io trovo che sia davvero tanto elegante, il blu e l'oro secondo me si sposano davvero magnificamente e appunto può rendere un po' più particolare un outfit o appunto anche nel momento in cui ci si veste un po' più eleganti, secondo me è un accessorio bellissimo da aggiungere. E la sodalite in particolare io non ne avevo assolutamente, non ne ho pezzi sciolti e non ce l'ho sotto forma di gioiello, diciamo, ma ho visto che mi ha attirato tantissimo appena l'ho vista sul sito e quindi mi sono buttata e ho assolutamente scelto questo anello. Ed è appunto una pietra che, da quel che ho capito, aiuta ad affermarsi, ad affermare la propria identità, e è adatta alle persone che spesso seguono degli schemi, delle regole abbastanza fisse, abbastanza rigide nella propria vita, quindi è un po' adatta a chi vuole lasciarsi andare un po' di più, ammorbidire certi aspetti del proprio carattere. E devo dire che per questo periodo della mia vita in particolare mi si addice proprio. Il secondo anello che ho scelto invece è questo qua che ho sull'anulare, e questo qua è oro e laccato di bianco, è bellissimo. Sul sito si chiama Mecca of White e anche questo veramente mi piace tanto. Inoltre questo ha la possibilità di essere stretto, perché qua dietro rimane aperto, quindi volendolo potete stringere, regolare, insomma, dove preferite. Anche questo secondo me è molto molto elegante, mi piace davvero tanto. Come vedete ho scelto accessori più che altro oro, perché ultimamente ho un po' la fissa dell'oro, già da un po' di tempo in realtà. Però appunto ho scelto questi due, sono davvero contenta, la qualità è ottima, mi sembrano pazzeschi, bellissimi, me li hanno spediti velocissimamente, nel senso che penso ci abbia messo veramente un paio di giorni ad arrivarmi il pacchetto. E ovviamente io ho un codice sconto per voi, vi lascio innanzitutto il sito, il link del sito di Anna Luisa nell'info box se volete andare a dare un'occhiata, perché hanno veramente dei pezzi particolari, molto belli e molto fini anche. Inoltre con il mio codice sconto Vanessa Russo con le maiuscole 10 avete il 10% di sconto sul loro sito. Fatemi sapere se andrete ad acquistare qualcosa, se troverete qualcosa di interessante. Io ringrazio ancora Anna Luisa per questa collaborazione, trovo che sia davvero importante, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo sul nostro pianeta, cercare di fare attenzione a queste cose, quindi comprare sostenibile e ridurre gli sprechi al minimo e riciclare, insomma, diamo una mano al pianeta e sicuramente ne saremo tutti felici e grati alla fine di tutto. Quindi due anelli che ho indossato tantissimo e che sto indossando tanto in questi giorni sono questi due, che veramente adoro tantissimo alla follia. Adesso vi farei vedere anche gli altri anelli a cui sono più legata e appunto dietro ognuno più o meno c'è una storia, quindi non lo so, ci sono tanto affezionata. Il primo anello che voglio farvi vedere è questo qui. Questo è un anello con la montatura in argento e ha questa pietra bellissima che in realtà è stata venduta come pietra di luna. Alcuni di voi vedendola nelle foto e nei video mi hanno detto che potrebbe essere una labradorite bianca, quindi mi è sempre rimasto un po' il dubbio perché effettivamente ha un riflesso sul blu violetto in base a come si inclina la pietra. E quindi non lo so, potrebbe essere pietra di luna o labradorite bianca. A me piace tantissimo, mi è stata regalata a San Valentino del 2018 e l'ho indossato tantissimo da quando mi è stata regalata. Ha proprio un valore affettivo importante, è un anello che ho indossato tutti i giorni per un lunghissimo periodo della mia vita e che spesso indosso ancora adesso, e che mi ricorda proprio un periodo di transizione che è avvenuto nella mia vita. Ero in quinta superiore, stavo crescendo tantissimo a livello proprio personale, di testa, stavo crescendo io, e spiritualmente anche possiamo dire. Quindi è un anello che mi ha accompagnato in una fase di transizione importante nella quale si può dire che io stessi uscendo, tra virgolette, dalle mie scatolette mentali. Crescevo molto in amore con la persona con cui ero, crescevo molto a livello mio di creatività, era l'anno in cui avevo cambiato indirizzo al liceo artistico, ero passata da grafica a arti figurative, quindi ero passata dal realizzare loghi con le squadrette e quasi zero disegno a mano libera a dipingere tutto il giorno, fare sculture, insomma a livello creativo sono cresciuta tantissimo e sono proprio uscita dalla mia scatoletta, diciamo. Questo anello mi è stato vicino tutto quell'anno, che ricordo con tanto affetto. Penso che il 2018 sia proprio un anno che mi ha cambiata
ma in cui ho imparato anche a volermi tanto bene. Sono proprio legata a quell'anno. Poi sarà che il 2019 e il 2020 sono stati 2 anni un po' così, non so. Però il 2018 lo porto proprio nel cuore con un bel ricordo. E quindi quest'anello qua mi ha accompagnato e gli sono legatissima. È uno degli anelli a cui più tengo in assoluto. Restando sempre in tema pietre minerali, questo anellino piccolino qua l'ho comprato io sempre nel 2018, mi sembra, in una di quelle bancarelle che si trovano nel centro storico di Genova, in via San Lorenzo in particolare. Ci sono queste bancarelle spessissimo di persone che realizzano gioielli, anelli o che vendono pietre minerali. E mi ricordo che l'avevo visto e mi era piaciuto tantissimo perché è una piccola pietrolina di ametista. E l'ametista è una pietra che mi si addice particolarmente perché è la pietra della calma, della meditazione, del rallentare, quindi del non lasciarsi travolgere dai pensieri e dalla frenesia della vita quotidiana. E questo è un anello che indosso quasi tutti i giorni perché è piccolino, poco impegnativo e appunto perché sento quasi sempre nella mia vita in realtà il bisogno di rallentare, di fare le cose con calma, perché nessuno scappa da nessuna parte. E però per una persona che ha le manie del controllo come me, diciamo che è difficile respirare a fondo e stare calmi, quindi questa qua mi piace tantissimo. E poi appunto lo leggo sempre a tutto quel periodo fantastico della vita del 2018. Un altro anello che voglio farvi vedere è questo qui, molto semplice, anche questo molto piccolo. L'ho comprato su internet, non ricordo dove, un po' di tempo fa, forse un anno fa o poco più. E mi piace tantissimo perché è molto semplice, è fatto così con questa sorta di filetto di foglie. E l'ho comprato uguale a mia sorella Angelica, l'abbiamo un po' usato come anello simbolo. E questo mi piace tantissimo, è molto semplice. Lo indosso un po' di meno ultimamente perché ho notato che questo invece tende a ossidarsi, quindi a rovinarsi. Però mi piace tanto. E poi a livello proprio simbolico, appunto, è un po' l'anello mio di Angelica, me ci tengo tanto. Ultimo, ma non meno importante, anzi uno dei più importanti, che indosso questo veramente tutti i giorni. Non so quanto tempo sia che non lo metto, ma questo lo metto veramente sempre. È questo anellino. È in argento e ha l'onda del mare, che è uguale a quella che io tra l'altro ho tatuato qua. Questo sempre mi è stato regalato dalla stessa persona che mi ha regalato quello con la pietra di luna, e mi piace tantissimo perché è molto simbolico. Vabbè, è simbolico nel senso che è legato a questa persona, è simbolico perché io sono nata in una città di mare e sono così legata al mare da averlo tatuato appunto sulla pelle. Ma anche il simbolo dell'acqua mi piace tanto, l'onda del mare che arriva, l'acqua che ripulisce e porta via i detriti, la sporcizia, è simbolo di cambiamento, è simbolo di vita. Io sono legatissima al mare e legatissima anche all'elemento dell'acqua proprio, e quindi questo anello qua per me è super speciale e importante. Poi è molto fine, mi piace tantissimo. E appunto lo indosso tutti i giorni, di solito lo indosso o nell'indice o nel pollice a volte, però sì, il mio anello del mare è una delle cose più preziose che io abbia. Tutti gli anelli che vi ho fatto vedere oggi in realtà per me sono molto importanti, e poi io sono sempre stata quel tipo di persona che non riesce a non legare un significato affettivo alle cose. Tendo ad essere forse un po' minimalista perché magari ho tante cose ma indosso sempre le stesse, uso sempre le stesse, proprio per questo motivo, perché leggo tanto a ogni oggetto, lo rendo proprio un qualcosa di sentimentale. Forse un po' sta nel mio essere un'inguaribile romantica d'altri tempi in certe cose, però senz'altro tutti i miei anelli hanno una storia dietro, hanno una persona dietro e ci tengo tantissimo, quindi sono quelle cose che se dovessi perdere probabilmente piangerei. Ora forse mi prenderete per pazza, forse no, però questo è quanto. E volevo condividerli con voi perché sembrerà una cosa frivola e stupida, ma in realtà per me non lo è. Ci tengo davvero tantissimo a queste cose. Fatemi sapere in un commento se anche voi avete qualche accessorio che legate particolarmente a qualcuno o qualcosa, o che comunque vi fa sentire bene, vi fa sentire meglio. Io quando indosso i miei anelli mi sento me stessa. E mi sento bene, poi ogni giorno dipende da come mi sveglio e da quello che ho voglia di indossare, però non lo so. Saranno
cose stupide piccole, ma fanno la differenza. Io lo dico sempre, per me i dettagli fanno la differenza tantissimo. Io ringrazio ancora Anna Luisa per questa collaborazione e per i bellissimi anelli che mi hanno mandato. Vi invito ancora a guardare in info box, dove troverete il link del loro sito e il codice sconto che potete usare se volete acquistare qualcosa. Fatemi sapere se trovate qualcosa di interessante, mi raccomando. Io vi mando un bacio grande e vi ringrazio per aver seguito questo video. Noi ci vediamo prestissimo con il prossimo.